Benvenuti a Vegas to Italy, la striscia quotidiana che vi racconta l'avventura dell'Italia del poker alle World Series. Oh babe, you did what you did. Oh babe, you did what you did. Keeps you worried, makes you so bleed. Oggi, puntata numero 6 del nostro viaggio, la 28esima delle WSOP 2013, vi parleremo. You're in trouble, you have all. Del Golden Nugget, per anni casa dei più famosi format televisivi sul poker. Di come a Las Vegas si possa mangiare di tutto, ma spendere anche moltissimo. Dell'evento di massa del fine settimana a Las Vegas, coinciso con la Deep Randy Location nell'evento 40. Ma subito copertina dedicata alla letteratura. Che palle, direte voi. No, perché quella che vi proponiamo oggi è una sorta di riedizione dei viaggi di Gulliver in salsa pokeristica. Ricordate il protagonista nato dalla penna di Jonathan Swift, no? Naufragi per mare, lillipuziani, intrighi di corte e via dicendo. All'apparenza una favola per bambini. In realtà un attacco satirico alla politica e alla società del suo tempo. Ecco, farsi raccontare dei suoi mille viaggi da Michele Limongi è un po' la stessa cosa. Si parla di business, di Las Vegas, di poker e di donne. Ma alla fine salta fuori uno spaccato del mondo d'oggi molto più profondo di quanto non si potrebbe pensare. Ho viaggiato molto, maggiormente per lavoro. Dopodiché ho viaggiato anche per incontrare delle donne. E per gioco, naturalmente, ecco, in quest'ultima parte della mia vita viaggio per gioco. E quindi qui a Las Vegas non è che ho iniziato a venirci per le World Series, ci venivo prima per lavoro. Ed è una città che mi è sempre piaciuta, devo dire la verità, mi piaceva più in gioventù che adesso. Perché adesso, tranne il gioco, io qua non ci trovo più niente, insomma. Mi piaceva l'atmosfera, il gioco. Ecco, diciamo, questa vita irreale, perché in effetti Las Vegas è un mondo irreale, è un mondo dove la maggior parte vivono al di sopra delle loro possibilità, è un mondo dove si bleffa molto praticamente, e quindi ecco perché, diciamo, non si bleffa solo nel poker, qua si bleffa anche nella vita. Non sono arrivato bluffando perché io quando sono arrivato a Las Vegas ho portato un prodotto molto innovativo nel settore dei casinò, le carte da gioco in plastica che praticamente in America le produceva una sola ditta e le vendeva a prezzi esagerati. Io venni e riuscii a introdurre il mio prodotto a prezzi ragionevoli, a prezzi buoni. Vabbè, io guadagnavo tantissimo, però anche loro guadagnavano a comprare da me. E in quegli anni, negli anni, diciamo, fine 80, inizio anni 90, venivo per le fiere, maggiormente quando c'erano le fiere, diciamo, dei prodotti. E poi, diciamo, purtroppo, noi eravamo una piccola ditta in Italia a livello familiare, le grandi ditte di carte da gioco, tipo Fournier, Cartamundi, lo stesso Dal Negro, ci hanno superato. Però nei periodi d'oro diciamo che anche noi abbiamo fatto i casi nostri, per non dire altre parole. Comunque per questo lavoro non sono venuto solo a Las Vegas, ho girato tutta l'Europa e poi per questo lavoro mi sono fermato 5 anni in Russia. Infatti io qua con tutti i giocatori russi vengo considerato quasi uno di loro e abbiamo conservato degli ottimi rapporti, io li conoscevo tutti, quelli che girano ancora, poi ci sono i nuovi ragazzini che non li conosco, però diciamo mi rispettano perché sanno che sono amico dei loro campioni.
era la prima Russia dopo, diciamo, dalla perestroica. Io giocavo a poker tutti i giorni e partecipavo anche al gioco, nel senso che ero in cagnotta con gli organizzatori. E ecco, diciamo, la mia abilità nei giochi misti è dovuta proprio a quel periodo, perché giocavamo tutti i giorni e abbiamo giocato tutti i giorni per 5 anni Dealer Choice, che sarebbe il gioco dove il bottone sceglie il gioco da giocare. Quindi giocavamo a Stade Elo, Courchevel, Bigo, Res, giocavamo tutti i giochi misti, diciamo. Allora non andava di moda il Badughi, il Triple Draw, però gli altri li giocavamo tutti. Infatti io e due delle mie mogli vengono da lì. E questo, diciamo, è stato l'aspetto negativo della Russia, perché purtroppo mi hanno distrutto economicamente. Però conservo un ottimo ricordo sia di quel periodo che delle mie ex donne, fidanzate, mogli, che purtroppo ne ho avute molte. In Uzbekistan andai per una donna, Elvira Gainulina, bellissima donna con gli occhi a mandorla, perché in Uzbekistan, diciamo, hanno le caratteristiche asiatiche. E andai a Tashkent e facemmo un bel giro per l'Uzbekistan, andammo a Samarkanda e, diciamo, conservo un ottimo ricordo dell'Uzbekistan. Poi lei mi lasciò perché giocavo, infatti, perché le due cose sono un po' difficili da abbinare, diciamo. E invece in Cina sono andato per motivi più seri, che non dirò, che però, diciamo, sono stato diversi mesi a Shanghai, una città meravigliosa, affascinante, e dove volentieri tornerei a vivere. Mangiare a Las Vegas può essere un'esperienza terribile, fantastica, economica o costosissima. Qui, a differenza che in molte altre parti degli Stati Uniti, è solo questione di scelta o di portafogli. Hashtag at Vegas, tutti al ristorante, offre Alessandro Pastura. Hashtag mangiare a Las Vegas. Noi italiani siamo abbastanza viziati quando si tratta di mangiare e soprattutto di buona tavola. Diciamo che qui a Las Vegas si può trovare di tutto, dal ristorante dove si mangia veramente molto bene, sino al più semplice dei fast food, insomma. Ma io di solito sono una persona che si adatta, insomma, mi piace tantissimo fare una colazione abbondante la mattina, preferisco ovviamente farmela portare in camera da buon viziato. Uova, pancetta, succo di frutta, cappuccino, brioche, insomma, è quasi più un pranzo che una colazione vera e propria. Questo mi permette poi di mangiare soltanto un'altra volta durante l'arco della giornata, la sera. Se sono all'interno dei tornei, chiaramente è nella pausa torneo. Di solito mi ritrovo con gli altri italiani, prendiamo un taxi o la macchina di qualcuno, andiamo a mangiare al ristorante cinese qua vicino, uno dei più buoni, oppure al giapponese, oppure all'italiano. E di solito sono soltanto due, appunto, solo questi due pasti, una colazione abbondante la mattina e un pasto leggero durante la pausa dei tornei. Se invece non sono all'interno di un torneo e ho la serata libera, mi piace andare a mangiare nei ristoranti, soprattutto giapponesi, ce ne sono di molto molto buoni qui a Las Vegas, insomma. Qua veramente puoi trovare di tutto, come dicevo prima. L'unico problema è il prezzo, perché qua se vai a mangiare bene ti parte sempre quei $100-200. Nugget in inglese vuol dire pepita. Golden credo lo capiate da soli. La corsa all'oro a metà del XIX secolo è passata anche dal deserto del Nevada. Oggi a Las Vegas c'è un posto che ne richiama i tempi gloriosi. In Maxima Vegas andiamo in visita al Golden Nugget. Quello che vedete è il Golden Nugget, dove si è giocata Italia contro USA, un cash game televisivo che è andato anche in onda in Italia, e dove avevamo partecipato io, Marco Traniello e Dario Minieri. E tra gli americani aveva vinto poi il professore Howard Lederer, che ci aveva mandato un po' a scuola. Quindi un posto storico, ma allo stesso tempo un posto che ha voluto portare il mondo del poker al top.
A Las Vegas nello scorso fine settimana era in programma l'ADC, l'Electronic Daisy Carnival. 75 gruppi musicali, macchine e automezzi colorati e dipinti per l'occasione e 150.000 persone ammassate dal tramonto all'alba al Las Vegas Motor Speedway per fare casino. Di fare casino non hanno avuto tempo Max Pescatori, che ha chiuso nella top 10 il day 1 del $10,000 di Used to 7, e Ferdinando Locascio, che ha sfiorato il colpo della vita nel $1,500 No Limit Hold'em. Sentiamo cosa ci racconta il giovane palermitano. Arrivare a 23esimo su 2161 players com'è? Ma non sono felice, sono un po' amareggiato, sono appena uscito, ci ho creduto, ci credevo. Sinceramente speravo di far meglio, però su 2000 persone arrivare a 23esimo è comunque un ottimo risultato, non è facilissimo. Bisogna vincere tantissime gire in questi tornei da 1500 persone più, da $1,500 di buy-in, quindi ne ho vinti quasi una decina, e come ben sapete non è che è molto facile vincerne così tanti, quindi sono felice per aver ottenuto questo risultato, spero di far meglio nei prossimi eventi, vedremo. Anche per oggi è tutto, amici di Vegas to Italy. Appuntamento a domani per scoprire come una app per smartphone possa moltiplicare i guadagni degli specialisti del cash game a Las Vegas. See you tomorrow, guys!